È stata rinviata al 9 giugno l'udienza davanti al GUP dell'Aquila sull'inchiesta della Procura in merito alle vicende della A24 e A25 con il giudice che ha accolto la richiesta di legittimo impedimento presentata dai difensori di Strada dei Parchi e del patron Carlo Toto ricoverato per Covid al San Raffaele di Milano. Intanto si è appreso che hanno presentato richiesta di costituzione di parte civile sia il Ministero dei Trasporti che le associazioni Codici e Federconsumatori, oltre all'Associazione Italiana Vittime della Strada. Questa mattina davanti al Tribunale dell'Aquila c'è stato un presidio di Rifondazione Comunista con il leader Maurizio Acerbo che chiede che anche Regione Abruzzo si costituisca parte civile. Oggi c'è stato un fatto positivo, al contrario dell'udienza precedente, si è presentato finalmente dopo le nostre proteste il Ministero che si costituirà parte civile in quanto parte lesa. Ora noi diciamo la Regione Abruzzo, la Regione Lazio, i comuni, le province si costituiscano perché i cittadini utenti hanno pagato le tariffe più alte d'Italia per non avere la manutenzione dell'infrastruttura autostradale. Poi ricordiamo un'altra cosa, che è ora di porre la questione della fine della privatizzazione delle autostrade. Riprendiamoci le autostrade. Le autostrade sono infrastrutture pubbliche, sono state realizzate con denaro pubblico ed erano gestite da società pubbliche che erano in attivo quando sono state privatizzate. L'esperienza con i privati dal ponte di Genova fino all'Abruzzo si è rivelata una truffa ai danni dei cittadini.